apre a giugno l'appartamento del re. Oggi il punto sui lavori di restauro, importante tassello per la restituzione al pubblico di questo gioiello barocco patrimonio dell'UNESCO. Simonetta Rò. Era il luogo di loisir per la caccia nella vita di corte sabauda, la palazzina di Stupinigi, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e matrimoni durante il XVIII secolo, nonché residenza prescelta da Napoleone nei primi anni dell'Ottocento. Un capolavoro di grazia ed equilibrio tra barocco e rococò, partendo dal progetto di Filippo Juvarra, a cui sono seguiti interventi di Benedetto Alfieri e di altri architetti. Ci sono voluti anni per restituire l'originale bellezza al corpo centrale dell'edificio con il salone juvariano, alle gallerie, alle stanze reali. Ultima fase dei restauri, l'appartamento del re, principale sostenitore del grande progetto di recupero alla Fondazione CRT, con un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. I lavori di restauro dell'appartamento del re si stanno concludendo e a giugno saranno aperti al pubblico. Nell'appartamento del re, che è composto da 5 locali, dall'anticamera al salotto alla camera vera e propria del sovrano, i lavori hanno coinvolto gli affreschi, le tele, le boiserie, le tele sovrapporte, i serramenti, le carte da parati, le pavimentazioni in seminato alla veneziana, i camini e le opere di pietra. A contribuire al recupero anche la consulta per i beni culturali di Torino. Qui a Stupinigi siamo presenti da 10 anni. È un lavoro imponente nel quale Consulta ha messo 1 milione di euro circa, ma soprattutto una costante progettualità.